l'itinerario della Quaresima, ci indica alcune strade, alcune attenzioni che siamo chiamati a riscoprire e a vivere per fare esperienze in modo fruttuoso della Quaresima. E sappiamo, le strade sono la preghiera, il digiuno e l'elemosina, la carità. La preghiera, il digiuno, la carità. Questa sera la parola di Dio che abbiamo ascoltato si sofferma su una di queste pratiche penitenziali, ed è la pratica del digiuno. Ne parla la prima lettura Isaia, il quale sottolinea come il digiuno è vero, è autentico, è gradito a Dio quando corrisponde a una vita che cerca la giustizia. Dice Isaia: se non cambi vita non serve digiunare, se non cerchi la rettitudine e la bontà della tua vita, l'autenticità, non serve digiunare. Allora Isaia esorta a vivere l'esperienza, la pratica del digiuno come occasione per esprimere una vera giustizia della propria vita. E il tema del digiuno, abbiamo ascoltato, torna anche nel Vangelo, dove Gesù e i suoi apostoli vengono rimproverati perché nel tempo in cui dovrebbero digiunare non digiunano, quasi segnalando in questo atteggiamento Gesù che in mezzo a loro c'è davvero una novità che cambia tutto, che è la sua presenza. Allora, il digiuno. E che cosa possiamo raccogliere noi da questa parola di Dio, riflettendo anche noi sul digiuno, su una, potremmo dire, buona disciplina nei confronti del cibo, ma anche di tutto ciò che entra nella nostra vita? E allora mi pare che Isaia sottolinei l'importanza del digiuno in rapporto al fratello, a chi abbiamo accanto. E dice così: il digiuno che voglio è sciogliere le catene inique, togliere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi, spezzare ogni giogo. Il digiuno è dividere il pane con l'affamato, introdurre i miseri in casa senza tetto, vestire chi è nudo. Allora, mi pare di poter dire così: il digiuno è quell'atteggiamento, quella esperienza con la quale facciamo spazio nella nostra vita perché entrino gli altri e perché gli altri entrino come fratelli e come sorelle. Il digiuno, anche come cammino quaresimale, non ha senso in quanto sacrificio, ma è una strada che deve abituarci, deve insegnarci ad aprire il cuore agli altri, ad aprire il cuore, a guardare che l'altro che è accanto a me, chi è nel bisogno, chi è nella ingiustizia, chi è diverso da me, chiede di essere accolto come fratello. Allora il vero digiuno è far entrare nella propria vita la presenza degli altri, facendoli diventare davvero fratelli, accolti, amati, accompagnati nella giustizia, aiutati nei loro bisogni, accolti per come sono. Allora questo diventa, dice Isaia, il vero digiuno, non solo quello del cibo, ma quello di quando il digiuno che dice una mancanza fa riempire il cuore della presenza dei fratelli, degli altri, di tutte le persone che bussano alla porta della nostra vita. Ma non solo. Il Vangelo ci aiuta a scoprire una piccola cosa in più, e cioè perché Gesù e i suoi discepoli non digiunano. Gesù dirà: perché lo sposo è con loro, e lo sposo è Gesù, ed è il dono di quella alleanza rinnovata, lo sposo, del cambiamento davvero di vita nella nuova alleanza con il Padre. Allora ecco, alla luce di questa pagina di Vangelo, che cosa è il digiuno. Possiamo dire: il vero digiuno è lasciare entrare nella propria vita Gesù,
lo sposo, la sua presenza. Allora, più accogliamo Gesù, la sua parola, il suo amore, più il digiuno che possiamo vivere diventa ricco di frutti, diventa vero, autentico. Perché potremo pian piano rinunciare a qualcosa del cibo, ma ci nutriamo di quel cibo per la vita eterna che è il Signore. E digiunare ci serve per accorgerci che abbiamo bisogno di Gesù e che dobbiamo lasciarlo entrare nella nostra vita davvero come il fratello che ci ama, l'amico della nostra vita, Gesù. Allora ecco il senso del digiuno. Viviamo il digiuno come cammino quaresimale per guardare agli altri come fratelli, per accoglierli davvero nella nostra vita, per fare giustizia di fronte agli altri nella nostra vita. E viviamo il digiuno per accorgerci che abbiamo bisogno di Gesù e che dobbiamo lasciare entrare Lui come amico e come compagno di strada nella nostra vita. Allora, questo digiuno porta frutto. E ce lo dice ancora Isaia. E dice, allora la tua luce sorgerà come l'aurora, la tua ferita si rimarginerà presto, davanti a te camminerà la tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà. Tutto questo vuol dire che la tua vita è rinnovata, è riempita dall'amore di Dio, che cambia la vita, che fa vivere davvero. Ecco, potremmo dire così, se viviamo il digiuno come accoglienza del fratello e accoglienza di Gesù nella nostra vita, allora il digiuno ci fa vivere davvero, ci regala la vita vera, la vita che è nell'amore del Signore, la vita che è donata per sempre al nostro cammino. Allora il digiuno che sembra privarci del cibo, in realtà ci dona il nutrimento più importante, che è l'amore di Dio, che è la vita che dona Lui. Allora, cari amici, viviamo questa esperienza, questo digiuno vero che è accogliere il fratello, che è lasciare entrare l'amico Gesù nella nostra vita, che è accoglierlo in quel cibo della vita eterna che è l'Eucaristia, e la nostra vita potrà risplendere della luce dell'amore del Signore.